La proposta della collega in realtà, voglio insomma riferirmi anche a quanto detto dal collega Figliomeni, insomma, si tratta di una proposta estremamente innovativa su un punto. Allora, prima di tutto, la collega ha preso, un ambito, una materia che è quello appunto delle consulte, che poi sarà oggetto, insomma, poi in modo più approfondito della delibera, non questa, ma quella che andremo a trattare. Questa, diciamo, è solo preliminare per poter raccordare al meglio quella disciplina con ovviamente il regolamento del Consiglio Comunale. E quello che si è quindi cercato di fare è prima di tutto di porre un elemento di riordino rispetto a un settore che in questo caso non è solo. In realtà non riguarda quello vero e proprio soltanto delle consulte, ma in questo caso proprio di un settore che è quello della disabilità, sul quale va detto anche in questa consigliatura molto è stato fatto e molto, insomma, su tanti punti ci siamo spesi proprio per migliorare e ridurre le diseguaglianze, ovviamente. Quindi la proposta che noi abbiamo sviluppato e che, insomma, oggi è in discussione ha proprio l'obiettivo, e in particolare parliamo di quella, insomma, della modifica del regolamento del Consiglio Comunale, ha proprio l'obiettivo di fare in modo che su determinati settori ben precisi, ben specifici e quindi delimitati e perimetrati, e in questo caso il tema della consulta anche della disabilità, insomma, e questo tema è un tema che ci portiamo avanti da molti anni, possiamo dire da decenni, e quindi al netto ovviamente delle legittime valutazioni che ciascuno di noi potrà, come dire, rappresentare anche le altre forze politiche, però io vorrei, come dire, un attimo chiudere un punto su un tema. Questa proposta è certamente questa più la successiva, è innovativa rispetto a un settore ed è innovativa perché prima ovviamente una proposta di questo tipo non c'era. Quindi ora questa proposta magari potrà, secondo alcuni, avere dei limiti e non averli, però io, come dire, anche per la massima onestà intellettuale, va dato atto che oggi con questa proposta noi stiamo, come dire, mettendo un punto, come dire, un punto di inizio per un nuovo mondo, per una nuova disciplina di questo settore, che è un settore tra l'altro molto, molto sentito. È evidente che gli strumenti di partecipazione, in particolare quelli ad iniziativa popolare, che sono poi stati oggetto della nostra riforma statutaria del 2018, della quale poi abbiamo proseguito anche con altre attività come il bilancio partecipativo, in quel caso parliamo di uno strumento di consultazione pubblica, ma per dire, e poi a questo si affianca anche il lavoro della collega Paciocco, che secondo me, diciamo, non solo merita la sua approvazione, ma anche il riconoscimento del fatto che comunque una proposta di questo tipo nel passato non era riuscita ad approdare, anche come metodo, anche come modalità, anche come modo e atteggiamento di coinvolgimento. Quindi la mia richiesta è ovviamente cerchiamo di restare sul merito della proposta, cerchiamo di restare appunto sull'oggetto della proposta, su come è articolata, anche perché il tema della partecipazione è un tema vastissimo, quindi partecipazione può voler di tutto e niente, perché poi bisogna anche capire come lo stiamo decidendo, lo stiamo articolando, lo stiamo sviluppando. Ecco, questa prima proposta di delibera legata alla modifica del regolamento del Consiglio Comunale cerca di fornire, e anche con gli emendamenti che abbiamo presentato, di dare, come dire, un po' dei tempi certi per garantire questo dialogo. Questo dialogo che probabilmente nel passato se c'è stato, però non aveva avuto delle garanzie, e quindi noi cerchiamo di mettere un attimo ordine, intanto prima di tutto nel regolamento del Consiglio Comunale e poi nelle successive delibere, per dare ordine a questo dialogo, per fare in modo che questo dialogo sussista, ci sia, possa funzionare anche in un modo ragionevole all'interno di quelli che sono le prerogative dei vari organi, ma anche del riconoscimento e dell'interesse che queste realtà giustamente hanno da dire, da proporre, da farsi ascoltare, e quindi consentirgli anche attraverso ovviamente questo
apertura all'interno ovviamente del regolamento, dà ordine sicuramente e mette a sistema una serie di fattori, una serie di attori della disciplina, diciamo, di Roma Capitale, dell'ordinamento di Roma Capitale, e consente quindi di migliorarlo questo dialogo, di ridurla questa disuguaglianza, di riuscire in realtà a mettere sul tavolo delle possibili proposte, osservazioni, che poi ovviamente spetta agli organi che poi devono determinarsi e prendere la decisione, insomma, accogliere o meno, ma resta il fatto che questo dialogo e questa garanzia del dialogo ci deve essere. Ecco, in relazione a questa prima proposta, io credo che, come dire, appunto, stiamo aprendo una porta, una porta importante, che dà la possibilità quindi di accendere e valorizzare al meglio questo dialogo. Poi nelle successive delibere che sono state, appunto la successiva delibera quindi che è stata presentata, e che insomma poi ci troveremo a discutere, potremmo poi approfondire anche meglio alcuni aspetti legati al funzionamento delle consulte. Però questo, diciamo, è il primo passo che noi possiamo fare per riuscire a riprendere un settore che sicuramente, questo è anche un mondo che va valorizzato e che va riconosciuto, e che potrà sicuramente avere un rafforzamento attraverso la proposta della collega Paciocco. Grazie.